Amici e amiche carissime, Maria a tutti, bentornati o benvenuti per una nuova puntata del ciclo di Catechesi. La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, che è giunto alla 46esima, credo, puntata, cade in un giorno un po' particolare, perché oggi è il 5 d'agosto, in cui la Chiesa celebra la memoria della dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore, che penso tutti sappiate, ha le sue radici in uno strepitoso miracolo fatto dalla Madonna con la neve sul Colle Squidino, che in conseguenza del dono che una coppia di patrizi romani aveva fatto delle proprie sostanze, come ho detto nell'omelia della messa di oggi, Maria Santissima, ma avendo figli avevano donato tutto quanto il patrimonio, e la Madonna l'ha subito impiegato, insomma, perché fosse costruita la prima grande basilica occidentale in suo onore. Ho anche ricordato sia nel post di Facebook di questa mattina, nel piccolo video che ho fatto, e come anche sia pure in tono un po' dimesso, perché trattandosi di predicazione pubblica bisogna un po' essere parchi in queste cose, e che oggi è legata, diciamo così, alle apparizioni di Medjugorje anche una notizia che la Madonna avrebbe dato riguardo se stessa, consistente nel fatto che la sua data reale di nascita sarebbe il 5 di agosto, ecco, notizia che è corroborata, diciamo così, da questi eventi, questi sì che sono storici, legati al miracolo della cosiddetta Madonna della Neve. Ricordo che, come sempre, una diretta, queste dirette vanno in contemporanea sia su Facebook che su Instagram, e che purtroppo dalla mia postazione, diciamo così, di partenza, le connessioni possono essere labili, quindi bisogna fare una preghiera ed eventualmente, per chi possiede entrambi i social, perché non sempre, insomma, non si capisce bene da che cosa dipende, provare, come dire, a interfacciare, a vedere sia per quanto riguarda la connessione di partenza che per quanto riguarda quella di arrivo, quale dei due è più stabile e migliore, fermo restando che, come sapete, ecco, la catechesi è registrata, per cui eventuali difficoltà di comunicazione saranno poi supplite dalle registrazioni, sia nel podcast, come tutte quante le cose che io faccio, lo ricordo ogni tanto, quindi c'è un podcast che va sul mio sito web, sui due, diciamo così, centri di diffusione di Google e di Apple, quindi su iTunes Podcast e su Google Podcast, questo va anche su Spreaker, quindi su altre piattaforme di distribuzione dei podcast, insomma, quindi si trova abbastanza facilmente. Ovviamente poi il video andrà anche sul mio canale YouTube, per chi preferisce, insomma, una ascolto unito, diciamo così, alla visione. Dunque, siamo alla 46esima puntata. La volta scorsa abbiamo concluso quella splendida sezione dedicata all'approfondimento, ecco, dell'attributo mariano, dell'essere madre di misericordia. Oggi comincia una sezione molto più breve, dedicata alla madre del buon consiglio. Così Dio ha disposto. Poi ci sarà la salute degli infermi, poi ci sarà la madre degli orfani, poi ci sarà la consolatrice degli afflitti, quindi tutta un'altra serie di attributi mariani che sono appunto legati a quella particolare sezione che abbiamo aperto, riguardante appunto, prima ancora abbiamo fatto rifugio dei peccatori, cioè alcune conseguenze della maternità spirituale di Maria. Cioè, qui stiamo vedendo alcune prerogative che la Madonna, e funzioni che la Madonna esercita nei nostri confronti, in quanto, diciamo, lei fa per tutti da madre spirituale, nel senso che per la nostra anima e per la nostra vita cristiana svolge la funzione di ciò che la mamma fa per un figlio. Sono delle cose veramente stupende, perché capite, cioè, tutti noi l'amore della mamma è qualcosa di assolutamente sacro e bellissimo, insomma, per quanto una mamma possa essere limitata, perché purtroppo anche qui le nostre povere mamme a volte
poverine hanno dei limiti derivanti dall'essere anche loro figlie di Adamo, e quindi anche loro si portano dietro una storia fatta di sofferenze, quindi non sempre sono all'altezza della loro missione, non sempre riescono a essere buone, affettuose, no? Invece la Madonna è la perfettissima sotto questo punto di vista. Beato chi ha potuto entrare in contatto con questa creatura straordinaria, perché tutto ciò che di più bello c'è nella femminilità, che è una cosa meravigliosa quando è sana e santa come quella di Maria Santissima, in lei c'è. Quindi il suo amore materno è perfettissimo, quindi la sua bontà che abbiamo visto nell'essere madre di misericordia, quindi la sua delicatezza, la sua tenerezza, la sua vicinanza appunto affettuosa e misericordiosa, che non è approvazione del male, ma sostegno nel prenderne coscienza e nell'intraprendere il cammino di conversione, il suo essere madre di misericordia, no? È stato molto vicino ed accolto. Abbiamo visto gli episodi di Maria di Magdala e di Aglae, due grandi peccatrici, pentite però, pentite ma anche combattute, perché il diavolo, insomma, quando gli sfugge una preda, fa il pazzo, nel senso, soprattutto cerca di infondergli la disperazione, quindi il fatto che sono troppe le cose che ho fatto, insomma, il Signore non potrà mai perdonarmi. Oppure, se sì, potrà pure perdonarmi, ma adesso con tutto quello che ho fatto, ti pare che adesso io posso mettere a fare la santarellina, no? Ecco. E su questo invece la Madonna è assolutamente eccellente e spettacolare. Apriamo oggi la parentesi della Madre del Buon Consiglio, perché la mamma, quando è una grande mamma, però purtroppo le nostre mamme umane siamo sempre tanto misericordiosi, perché le nostre mamme umane, poverine, sono anche loro, ripeto, soggetti a tante miserie, soprattutto alla grande schiavitù dell'essere purtroppo dipendenti dalla propria volontà umana. Quindi ciò che le mamme dovrebbero fare, o a volte fanno in maniera molto imperfetta, nella Madonna lo troviamo in forma perfettissima, no? Ecco. Quindi, però mi raccomando, ecco, il contatto con la Madonna non ci faccia, come dire, nascere dei giudizi nei confronti delle nostre mamme reali. Dobbiamo sempre pensare che le nostre mamme reali fanno del loro meglio, ecco, come possono però, ecco, sapendo che anche noi, anche quando ci sforziamo di fare del nostro meglio, perfettissimi, non ci siamo. Ecco, se facciamo delle grandi scelte di vita, possiamo incamminarci verso il cammino della perfezione, possiamo anche fare dei progressi, però prima di raggiungere un elevato grado di perfezione, tutti lo sappiamo, insomma, bisogna, come dire, c'è un'espressione un pochino comune, no? Bisogna sputare sangue, insomma, quindi ce ne vuole. Ecco, quindi siamo sempre profondamente comprensivi, vi prego, insomma, misericordiosi con tutti, no? La Madonna non sarebbe contenta, ecco, se dalla sua bontà e maternità perfetta traessimo, come dire, occasione per inasprirci, diciamo così, no? Con le nostre mamme reali. Bene, detto questo, andiamo a vedere un pochino la Madre del Buon Consiglio, che è il tema di oggi. Comincio la lettura, libro digitale, che poi, capite, le pagine dei libri digitali, sapete che dipendono anche dal tipo di grandezza del carattere che si imposta, no? Quindi per la grandezza del carattere che ho impostato io, che però potrebbe, se uno lo cambia, non coincidere, siamo a pagina 404, comunque siamo appunto nella sezione della conseguenza della maternità spirituale di Maria. Questo è il paragrafo terzo, la lettera C, appunto la madre del Buon Consiglio, e comincio la lettura. È proprio della madre consigliare i propri figli, così ha fatto sempre Maria. Ella, dice Gesù, la madre mia sarà con voi. Ora, nelle ore in cui io non sarò fra voi, e dopo, quando non sarò più fra voi. Ella vi resta e con lei resta la sapienza in tutte le sue virtù. Seguite da ora in poi ogni suo consiglio. Ed aggiunge più sotto: seguite la sua parola, è la mia, attenzione a questa espressione, fatta più dolce. Nulla vi è da aggiungere ad essa, perché è la parola della madre della sapienza.
abbiamo letto quattro righe, già su queste quattro righe. Allora, io vorrei, ecco, portare l'attenzione soprattutto su due punti. Primo, seguire la sua parola è la mia fatta più dolce. Stupendo. La Madonna è la fotocopia, quindi diffidate sempre da chi mette in concorrenza, questo purtroppo è tipico nelle confessioni non cattoliche, ma purtroppo a volte sembra che qualche veleno del genere è entrato, diceva Paolo VI, si è insinuato in qualche fessura anche lì dove non dovrebbe stare, no? Non c'è nessuna concorrenza tra la Madonna e Gesù. La Madonna è la ripetitrice, è la fotocopia di Gesù. Dice, fatta più dolce. Sapete, Gesù è l'immagine anche lui stessa della dolcezza della mansuetudine, ma in qualche circostanza del Vangelo, anche lui da figlio di Dio qual è, cosa che si può, è stato un pochino forte. Non c'è bisogno adesso che passiamo tutti in rassegna, quando scaccia i mercanti dal tempio, insomma, no? O quando le canta agli scribi e ai farisei, insomma, gliele canta in maniera abbastanza sonora, insomma, no? Serpenti, razza di vipere, insomma, no? Sepolcri imbiancati, guide cieche che infiltrate il moscerino, ingoiate il cammello, insomma, no? Quindi lui poteva fare queste cose, ecco, aveva, come dire, il potere in quanto Dio e anche il discernimento, come dire, e anche quella, come dire, virilità tipicamente maschile, no? Ecco, del poter, il Dio fatto uomo maschio però è Gesù, no? Ma voi pensate che la Madonna avrebbe cantato le invettive farisee come le ha cantate Gesù? Io penso di no. Con tutto il rispetto, se poi mi sbaglio, diceva San Giovanni Paolo II, mi correggeranno dall'alto se mi devo fare un po' di purgatorio, disponibilissimo, no? Non l'avrebbe fatto perché l'abbiamo sentito anche nelle puntate precedenti, no? Dice, quando le dissero, ma come no, se ti dipendesse da te, ma ci vuole anche un po' di giustizia. La Madonna dice, sì, lo so che ci vuole, ma se dipendesse da me, sempre misericordia. Perché appunto lei è la mamma, la tutta dolcezza. Noi non possiamo immaginarci, credo, adeguatamente quanto lei sia buona, veramente, quanto preghi per noi, quanto veramente tanti peccatori che sono capaci, secondo il nostro modo di parlare, chiaramente qui dobbiamo capirci un po', no? Di far perdere la pazienza anche al nostro Signore, nel senso di arrivare proprio a colmare la misura. E chissà quante misure colme non si colmano perché la Madonna dice aspetta un po' e continua, continua con la sua incredibile, inimmaginabile bontà e dolcezza per orare la nostra causa anche presso l'Altissimo, no? Quindi nessuna opposizione, è la sua fatta più dolce. Questo è anche il principio della consacrazione totus tuus che è devota alla Madonna. E vuole approfondire, legga il Trattato della Vera Devozione, il Segreto di Maria, dove San Luigi Monfortale ha capito questa cosa qui. Dice Gesù Cristo, sì, è il nostro Salvatore, è il nostro amico, è pieno di bontà, è pieno di misericordia, ma è anche il nostro Dio e sarà il nostro giudice. Il giudice che sarà il nostro Signore sarà imparziale nei confronti di tutti, Quindi non può proporre le sue prerogative divine. Ecco, e quindi c'è questa polarità, diciamo così, no? Nella persona di Gesù, che è vero Dio e vero uomo. Nella Madonna c'è solo l'umanità inviata, santificata, al femminile poi tra l'altro. Ecco, quindi è il top. Questo che è. Chi conosce bene la Madonna non può diventare, non può non diventare un devoto di Maria, no? Attenzione a quello che dice, seguite da ora in poi ogni suo consiglio. Io ho scritto anche un libretto, un libercolo, insomma, l'unico che è stato pubblicato, l'ho sempre detto, insomma, perché mi chiese una casa editrice di poterlo pubblicare, io accettai,
senza, ci tengo a dirlo, trarne nessun compenso se non qualche copia gratuita del testo stesso, perché io non voglio assolutamente mettere neanche l'ombra dello sterco del diavolo nelle cose che faccio per amore di Gesù, quindi questo è. Ecco perché non le trovate in giro, ma le trovate in forma digitale, gratuita, scaricabile dovunque, chi gli interessa ne usufruisce gratuitamente, chi non gli interessa le lascia stare lì, insomma, ma i soldi no. Però questo si trova anche nelle librerie, si chiama Le apparizioni di Maria, no? E questo libretto cercai di approfondire un po', ormai è scritto tanti anni fa, e alcune apparizioni riconosciute dalla Chiesa, per una forma insomma di doveroso anche rispetto nei confronti della Chiesa di cui sono ministro, e cercando di approfondire i contenuti dei messaggi e anche le simbologie legate all'apparizione della Madonna, no? La Madonna, quando chiede qualcosa, non dà mai ordini imperativi, categorici, no, lei fa sempre delle richieste, rivolge dei dolci inviti, dei pii inviti, dà dei consigli, dà dei suggerimenti. È chiaro che sta a noi capire, dico, guarda che se la Madonna mi sta consigliando una cosa, lei che se potesse ci risparmierebbe ogni tipo di fatica, me la sta consigliando per il mio bene, che vuole bene, quindi sta al mio discernimento capire che quella cosa la devo mettere in pratica. Ci siamo. Ora, lì ce ne sono tante, no? Tanti consigli dati dalla Madonna, anche molto molto concreti, molto operativi, si possono trovare approfondendo le sue apparizioni riconosciute. Lourdes, Fatima, Kibeo, che è molto molto recente nell'Africa, Guadalupe, Rudy Bach, Banno, Amsterdam, le tre fontane in Italia, anche se non è proprio ufficialmente riconosciuta, però c'è stato comunque eretto un santuario lì vicino, no? Quindi seguire i consigli di, cioè, quando una persona interiorizza bene la figura della Madonna, è chiaro che alle orecchie, speriamo, l'apparizione no, l'ho riconosciuta oggi, abbiamo citato Medjugorje, no? Io questo lo dico in continuazione, cioè chi dice di credere a Medjugorje, d'accordo, giudizio ancora soggettivo, però anche qui sapete, insomma, la Chiesa molto lentamente sta però muovendo alcuni passi. Io ricordo soltanto gli ultimi, no? Primo, il Papa ha autorizzato i pellegrinaggi ufficiali a Medjugorje, quindi ufficiali vuol dire che tu puoi dire pellegrinaggio parrocchiale, pellegrinaggio diocesano a Medjugorje, questa è una cosa importante, non è una cosa da nulla. Poi ha mandato il visitatore apostolico a Medjugorje, tutte cose fatte sotto l'attuale pontificato, eh. Poi la commissione si è espressa a favore delle prime apparizioni, poi, questa è di qualche giorno fa, il Papa ha mandato un messaggio ai giovani partecipanti al Festival dei Giovani, questo non era mai successo, quindi sono piccole cose, forse, però insomma piccole ma abbastanza significative, ecco. Sappiamo tutti quanti che sono apparizioni ancora in corso, sappiamo che ci sono i famosi segreti, insomma, a cui sono legate tante promesse, insomma, belle, insomma, in conseguenza dell'adempimento di questi segreti, no? Però io ho sempre detto alle persone, anche a compagni di pellegrinaggi, questo l'ho detto fino alla nausea, mi si perdonerà se lo dico anche in questa sede, anche se non è direttamente attinente al... Sì, in parte, perché qui la Madonna, Gesù dice... obbedite, date retta, seguite i suoi consigli. Qualcuno si lamenta e dice, ma a Medjugorje la Madonna dice sempre le stesse cose. Perché dice sempre le stesse cose? Perché presumibilmente in pochi l'hanno messa in pratica. Io questo l'ho potuto constatare, perché mi è capitato tante volte di accompagnare pellegrini o per parlare con persone che credono a Medjugorje, dico, ma cioè, per quanto mi riguarda, una persona che crede a Medjugorje e non mette in pratica alla lettera le cose che la Madonna ha chiesto a tutti da quella parrocchia, impegnative, sono impegnative, perché stiamo vivendo, ogni giorno che passa è più evidente, no?
un momento difficile della storia, sia umana che della Chiesa. Questo è, cioè, penso che non si possa negare. Allora è chiaro che in un momento difficile non è sufficiente quello che basta in un momento tranquillo, d'accordo? Così come in tempi di guerra non si può vivere come in tempi di pace. E allora i consigli che la Madonna ha dato a Medjugorje, anche le richieste che ha fatto, certo nella forma di "vi invito a", sono impegnativi, d'accordo? Perché andare a messa tutti i giorni, dirsi il rosario intero tutti i giorni, fare digiuno 2 volte a settimana, confessarsi almeno mensilmente, meglio ancora se settimanalmente, dedicare ogni giorno un po' di tempo, un quarto d'ora alla meditazione, al colloquio intimo con Dio, principalmente sulla parola di Dio, ma si può fare anche altro, cioè, quindi è un programma di vita abbastanza impegnativo, perché se uno ci pensa, se va a fare due o tre conti, si tratta di 2 ore, 2 ore e mezza al giorno da dedicare al Signore, per tutti, questo è stato detto, eh? Quindi anche per i fedeli laici, anche per chi lavora, anche per chi c'è la famiglia, anche per chi c'è i figli. Perché la Madonna fa questo? La Madonna fa questo perché sa che in questo tempo questo è necessario, se no non ti darebbe questo pio consiglio. È chiaro che non ti minaccia, non dice: ah, devi fare questo perché se no succede il finimondo, ah, devi fare questo perché se no Dio si arrabbia, ah, se no Dio ti castiga, se no vai all'inferno, oppure voglio che facciate questo qui altrimenti non venite proprio. Non è questo lo stile di Maria. Esorta, invita, consiglia. Sta alla nostra intelligenza imparare proprio dalla sua bontà, che appena apre bocca, se io ci credo che è la madre del buon consiglio e che è la madre di misericordia, appena apre bocca, prima ancora che l'ha chiusa, io devo mettere in pratica quello che mi ha detto. Tante volte ho detto alle persone, dico: guardate, che tu sei venuto 20 volte a Medjugorje, per carità, è una cosa buona, ma che tu dopo 20 volte di Medjugorje non vivi quello che la Madonna qui dice, non credo che la faccia tanto contenta, anche se non te lo dice perché è buona, d'accordo? Ma noi dobbiamo comunque riflettere, d'accordo? Perché il senso di ogni apparizione, di tutte quelle che ho studiato, era comunicare, trasmettere delle cose perché fossero messe in pratica. Non è semplicemente il miracolo, lo straordinario, d'accordo? È apparsa la Madonna, oh, che bello! Cioè, questo è secondario, questo qui. La cosa principale è sempre un messaggio da fare proprio, da mettere in pratica, altrimenti il fine dell'apparizione viene frustrato. Quindi, la mia parola fatta più dolce, e seguite da ora in poi ogni suo consiglio. Sarebbe una grandissima gioia, insomma, per me, se un giorno lontano, chissà quando, insomma, no? Potessi sapere che qualcuno, ascoltando queste parole che contingentemente, insomma, ho detto io, dice: beh, ah, ha detto così, bene, da oggi in poi comincerò a seguire seriamente i consigli che ha dato la Madonna. E questo sarebbe un ottimo modo per santificare l'ascolto di questa condivisione fraterna. Proseguiamo la lettura. Sentitela cantare, dice l'angelo Azzaria alla veggente nella sua luce di perla: beati quelli che battono le mie vie. Questa è una citazione di un testo sapienziale dell'Antico Testamento, tra l'altro contenuto in alcune delle messe in onore della Madonna. Dice: le vie di Maria finiscono nel cuore di Dio, ascoltate i miei consigli per diventare saggi, non li ricusate. Vedete ancora, una madre santa quale ella è non può dare che parole di vita, ma considerate quanto nella già piena di grazia e perciò di sapienza avrà lasciato la parola portata per 9 mesi nel seno e sul seno per tanti anni, sul seno nell'infanzia e puerizia e nella morte nel cuore purissimo per 33 anni. Mai è stato inerte Dio Figlio per la sua amabile madre, mai egli che non è mai inattivo neppure con i colpevoli uomini. Perciò tutta la sapienza si è fusa con tutta la purezza e Maria non può che parlare con la parola di Dio, con quella parola che Cristo ha detto vita di chi l'ascolta. E questa è di nuovo una variante, un approfondimento di quanto abbiamo già detto, no? Ascoltate i miei consigli per diventare saggi, non li ricusate. Cioè,
non ascoltare quello che la Madonna ci consiglia, ci esorta a fare, è follia allo stato puro. Perché? Perché dice, ma scusa un attimo, il Verbo gli è stato 9 mesi nel grembo, Gesù bambino stava attaccato al suo seno, si stringeva a lei, è vissuto per 33 anni in casa con lei. Ma anche quando, per 30 anni scusate, gli ultimi 3 anni, anche quando stava fuori, cioè tra loro c'era un, come dire, una connessione, è il caso di dire, come dire, un filo diretto che non si interrompeva neanche quando stava a distanza. Per cui, come dice Maria, San Luigi Maria Monfort, Maria è l'eco di Gesù, è l'eco di Dio, l'eco, d'accordo? Cioè se noi andassimo, se si potesse fare questo gioco, no? Avete visto che quando si va nelle in due montagne con una valle che si fa il gioco dell'eco, no? Ecco, il problema è che se noi andassimo lì e gridassimo Maria, noi sentiremmo come risposta, non Maria, 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 ma Gesù, 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 oppure Dio, 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 d'accordo? Se tu nomini lei o vai da lei, in cambio ti viene sempre l'Altissimo. La Madonna è l'essere completamente relazionale con Dio, non c'è niente di umano in lei, salvo, come dire, la sua creaturalità, d'accordo? Quindi il fatto che è una creatura, quindi è una donna, ma ogni volta che diciamo l'Ave Maria, noi la chiamiamo la piena di grazia. Per chi conosce gli scritti della serva di Dio Luisa Piccarreta, Gesù dice quella donna, da quando è stata concepita, è stata fusa con la divina volontà, per cui lei non ha fatto, pensato, operato nient'altro che quello che Dio voleva sempre. Non sa neanche cosa significa fare una cosa di testa propria, la Madonna non lo sa, non solo che non sa cosa sia il peccato, d'accordo? Non lo sa, ma non sa neanche cosa significa fare una cosa di testa propria, non lo sa. Quindi capiamo, no, quanto è la madre del buon consiglio, e ti credo che è la madre del buon consiglio, perché non c'è nessuno che dà buoni consigli tanto quanti li dà lei, e quindi non c'è nessuno che dobbiamo seguire tanto quanto seguiamo lei. Il vecchio e celebre Gamaliele, divenuto cieco in cerca di luce, va a chiedere consiglio alla sede della sapienza e ad impetrare non già la vista corporale, ma una vista d'aquila per il suo spirito, onde poter vedere tutta la verità, onde vedere Gesù e amarlo con tutto se stesso. La Madonna, vedendolo piuttosto depresso, cerca tutte le vie per incoraggiarlo. Questo è un dialogo bellissimo, questo qui, eh? Allora, prima di leggere il dialogo, per chi non ha, diciamo così, una buona cultura biblica, chi è Gamaliele? Di Gamaliele non si parla soltanto nell'opera della Valtorta, ma si parla negli Atti degli Apostoli. Gamaliele, come emerge dagli Atti degli Apostoli, era un pio ebreo influente, quindi era un maestro, era un rabbino, un pezzo grosso tra l'altro. Molto influente. Quando agli inizi della predicazione apostolica si scatenarono chiaramente le autorità religiose ebraiche per fermare gli apostoli, così come avevano fermato Gesù, e quindi i primi arresti, le prime fustigazioni, flagellazioni degli apostoli, eccetera, eccetera, a un certo punto intervenne Gamaliele dicendo: ragazzi, io se fossi in voi ci andrei cauto. E dette questo consiglio che fa capire anche la statura morale, spirituale e anche intellettuale di quest'uomo saggio, anche se ancora non convertito. Guardate che se questa dottrina viene dagli uomini, questa dottrina finirà, perché le cose che vengono dagli uomini, e cita alcuni esempi noti nella storia di Israele antica, andrà in malora.
Ma se questa dottrina viene da Dio, per quanta guerra noi gli facciamo, non riusciremo a fermarla e incorreremo nella grave controindicazione di metterci a combattere contro Dio. Per cui è meglio lasciarli stare a questi. Grande saggezza, d'accordo? Perché tutti quelli che hanno provato a fare la guerra alla Chiesa, e questo i diavoli che non cessano, sono tignosi, ma non imparano la lezione, non perché non ci sia da imparare, ma perché sono comunque pervertiti e tignosi nel male, per cui per quanto l'abbiano imparata continuano a perseguire il loro sogno, che tanto realtà non diverrà, di distruggere la Chiesa. Ma ci si sono sfracellati tutti, ci sono sfracellati l'impero romano, ci sono sfracellati i musulmani quando andavano a fare le scorribate, a tagliare la testa a suo tempo, insomma, ci sono sfracellati i comunisti, Stalin, ci si è sfracellato Hitler, si è sfracellato Napoleone, tutti, d'accordo? Chiunque ha provato a fare la guerra alla Chiesa, d'accordo? Si è rotto la testa lui. E anche quelli che stanno facendo la guerra alla Chiesa adesso, non sono pochi, con armi molto molto più raffinate del passato, si sfracelleranno la testa, su questo state tutti quanti tranquilli, che è solo questione di tempo, d'accordo? Ma si sfracelleranno la testa. Ecco, quindi il consiglio di Gamaliele, che è un consiglio saggio, non fu ascoltato, non è ascoltato, purtroppo sapete, poi i diavoli non ascoltano i buoni consigli. Ora, nonostante questo, poi dentro l'opera si vede, si aggiungono dei particolari meravigliosi, nel senso che Gamaliele viene descritto come uno di coloro che erano presenti quando Gesù dodicenne fece la disputa con i dottori del Tempio, e quel giorno gli fece una promessa a Gamaliele, dice: guarda, un bel giorno io ti lascerò un segno che ti farà capire chi sono. E negli incontri rari che Gesù ebbe durante la vita pubblica con questo Gamaliele, si vedeva quest'uomo che stava tormentato, perché questo era proprio l'immagine dell'israelita dell'Antico Testamento. Noi non ci rendiamo conto di tante cose, no? Perché si fa presto oggi a dire gli ebrei non credono che Gesù Cristo è figlio di Dio, ma per un israelita ortodosso, quindi infarcito anche di cultura veterotestamentaria, pensare che Dio si faccia uomo è un problema, cioè è una cosa grossa, d'accordo? È uno scoglio non indifferente. Allora si vedeva quest'uomo, no, che se guardava Gesù, che era affascinato dalla figura di Gesù, insomma, capiva che c'era qualcosa, però diciamo, questo non può essere Dio, non è possibile che questo è Dio. Però tutte le cose che fa lo lasciano proprio veramente presagire. Quindi sto tormento che c'ha, tormento che poi... Il segno qual era? Il segno era la passione e la risurrezione soprattutto di Gesù, no? O meglio, Gesù glielo promette, dice: alla mia morte grideranno le pietre. E morto Gesù, come ci informano i Vangeli, ci fu il terremoto e lo squarcio del velo del Tempio. Per chi ha visto nella passione di Mel Gibson, bellissima quella scena, no? Gesù muore, terremoto, si squarcia il velo del Tempio e tutti gli accusatori di Gesù che si vedono che siano rintanati nel Tempio in lacrime disperati, perché hanno capito da quel segno che l'avevano fatta grossa, che avevano ucciso il figlio di Dio. Ecco. Allora, nonostante tutto questo, quindi dinanzi a quel segno, come dire, la profonda, mi verrebbe da chiamare, israeliticità di Gamaliele c'ha un altro colpo mortale, ma ancora non riusciva a uscire da questa gabbia. Ecco il contesto, ho detto queste cose per cui si capisce anche questo dialogo che la Madonna c'ha con lui, no? E gli chiede una vista d'aquila per il suo spirito, onde poter vedere tutta la verità, vedere Gesù e amarlo con tutto se stesso, perché ancora non ci riusciva, nonostante che avesse avuto il famoso segno, e quindi tutta quanta una serie di segni, Dio così si comunica a noi, che potessero aiutarlo a fare quest'atto di fede. Io credo che tu sei il Cristo e il figlio del Dio vivente, insomma, sentiremo dire prossimamente, verso la fine d'agosto, in una delle
dei Vangeli della domenica, non è molto lontano, no? Allora, Gamaliele, gli dice Maria, puoi credere tu che io, che sono la sera della sapienza, la piena di grazia, e per la sapienza che mi ha preso carne, e per la grazia che mi ha dato, essendo piena, la pienezza della conoscenza delle cose soprannaturali, posso consigliarti bene? Attenzione a questa domanda, la Madonna la fa Gamaliele, ma facciamo finta che la faccia tutti noi e rispondiamo a questa domanda. Credi tu che io, che sono la sede della sapienza, la piena di grazia, per la sapienza perché mi ha preso carne e per la grazia che mi ha dato, posso consigliarti bene perché ho la pienezza della conoscenza delle cose soprannaturali? Tu ci credi? Perché non ha detto che non ci creda, eh? Risponde Gamaliele: oh sì che lo credo. Proprio perché credo che tu sei ciò, vengo a te per avere luce, per avere luce, scusate. Sono tanto conscio dei miei errori, tanto schiacciato dalla mia miseria spirituale, che ho bisogno di aiuto per osare di andare a Dio. E sentire adesso cosa le dice la Madonna. Quello che tu giudichi ostacolo, gli risponde la madre del buon consiglio, è invece ala per alzarti a Dio. Hai demolito te stesso, ti sei umiliato, eri un monte potente, ti sei fatto valle profonda. Sappi che l'umiltà è simile al fertilizzante del terreno più arido, per prepararlo a dare piante e messi opime. È scalino per salire, anzi, è scala per salire a Dio, il quale, vedendo l'umile, lo chiama a sé per esaltarlo, per accenderlo della sua carità e illuminarlo delle sue luci, perché egli veda. Per questo io ti dico che tu già sei nella luce, sulla via giusta, verso la vita vera dei figli di Dio. Altra piccola pausa, doverosa. Allora, quest'uomo, evidentemente, attraverso tutto quello che aveva vissuto, era dovuto entrare parecchio dentro se stesso e demolire, perché Gamaliele, questo si vede come tutti quanti i grandi rabbini ebrei del suo tempo, era uno dei migliori, aveva, come dire, è tutto quanto, come dire, la sua piccola, adesso non vorrei essere, usare termini speciali, il suo piccolo codazzo, insomma, di discepoli che lo consideravano un mezzo padre eterno, insomma, che lo osannavano, che lo ritenevano un pozzo di scienza, pendevano dalle sue labbra. Questa brutta abitudine, vi prego di fare molta attenzione a questa cosa, che è una cosa molto umana, è anche molto offensiva di Dio, quindi questa tendenza degli uomini a fare degli idoli. Guardate che dovunque ci giriamo, e purtroppo accade anche in ambiti sacri. D'accordo? Pensate tante realtà ecclesiali, alcuni santi che si possono idolatrare, leader carismatici di questa o di quell'altra associazione, gruppo, cose di questo genere, no? Quindi aveva uno status, alimentato anche, come dire, dagli osanna di questi discepoli pendenti dalle sue labbra. Capito? Per lui mettere in discussione tutte quante le sue convinzioni, tutte quante le sue sicurezze, quindi cominciare a scendere, a planare e a perdere anche, come dire, cioè, è stata una bella botta. È la via dell'umiltà. E se vi posso consigliare una preghiera, io vi suggerisco, come fratello nella fede, oltre che come sacerdote, quindi sapete che i sacerdoti sono da un lato padri e dall'altro fratelli, come diceva Sant'Agostino, dice, per voi sono vescovo, ma con voi sono cristiano, no? Quindi lo dico come sacerdote e come cristiano.
Chiediamo al Signore la grazia di scendere molto nella Valle Santa dell'Umiltà. E su questo la Madonna certamente, che è la Regina degli Umili, non mancherà di accompagnarci. Perché se ci mettiamo nella Valle Santa dell'Umiltà, stiamo già sulla via giusta. Perché appena noi ci abbassiamo, scendiamo dai nostri piedistali, dalle nostre sicurezze, dalle nostre posizioni, d'accordo? Ecco, tu scendi e come Dio che sta già tanto lontano dovrebbe allontanarsi, no? Se tu scendi lui si avvicina, se tu sali lui si allontana. Ecco, Gamaliele concluderà, riprendo la lettura, ora che le parole di Maria e tue, di Giovanni Evangelista, mi hanno confortato, voglio entrare subito nell'ovile del Maestro, prima che il mio vecchio cuore, affranto da tante cose, si fermi. Maria, con un modo spontaneo, lo abbraccia e gli dice: Dio ti dia pace, Dio sia con te sempre, Dio ti dia la sua benedizione. Gamaliele cerca di nuovo le mani di lei, le prende tra le sue, le bacia, si inginocchia pregandola di posare quelle mani benedette sul suo vecchio capo stanco. Maria lo accontenta. Poi lo aiuta a mettersi in piedi, un uomo umanamente finito, ma soprannaturalmente ricreato. Stupenda proprio questa conclusione. Quindi vediamo che cosa è successo. Il dialogo con Maria Santissima e anche con San Giovanni, qui chiaramente è stato in parte tagliato, ha completato il processo di conversione di Gamaliele, passato, e questo è molto istruttivo per noi, attraverso la distruzione del proprio io. E questo, figlioli miei cari, vi ripeto, vi parlo come sacerdote, come fratello, compagno di cammino, perché tutti siamo in cammino verso la patria. Dio non farà mai nulla di buono con ciascuno di noi se prima non ci ha smontato pezzo per pezzo. Deve proprio pulire tutto, d'accordo? Cioè, devono succedere un pochino di terremoti, per avere un'immagine. La mia cara amatrice, insomma, dove ho trascorso tanti anni della mia esistenza, d'estate, insomma, la patria dei miei parenti, insomma, dei miei nonni, se ci si va adesso da parte del centro storico non c'è più niente, rasa al suolo. Se la ricostruiranno ci vorranno 50 anni, se la ricostruiranno, perché proprio fa tutto andata alla gamba, proprio da zero, anche una tragedia del genere ci fa riflettere in senso spirituale, perché purtroppo anche quando noi siamo messi, diciamo così, relativamente bene, Gamaliele era, come ebreo, un sant'uomo. Eppure, per diventare un cristiano, Dio l'ha dovuto smontare pezzo per pezzo, pulire tutto, d'accordo? Radere al suolo tutto. Un uomo umanamente finito, ma soprannaturalmente ricreato. È un'espressione su cui riflettere. Allora, capite che se si meditano queste parole, anche tante cose che ci accadono nella vita, e la croce in particolare, capite, dietro questo episodio, si staglia la croce. Croce che a nessuno di noi piace la croce. Se qualcuno gli piace la croce, dice di piacere la croce, per favore pensi bene, sia sincero con se stesso, ma le croci sono indispensabili, il Signore non ce le darebbe se non fossero indispensabili. Croce può essere di qualunque tipo: sofferenza fisica, psichica, morale, spirituale. Per Gamaliele la perdita totale della propria immagine, la perdita del proprio status sociale, la perdita del proprio ascendente sulle altre persone,
del sentirsi, come dire, osannato e ritenuto un leader, un punto di riferimento, un capo. Non sono cose da nulla queste qui, eh. Non sono cose da nulla, perché io conosco ben poche persone che sono disposte, quando stanno in alto, a lasciarsi completamente pulire tutto senza battere ciglio. La Madonna ha illuminato la prima parte di questo suo cammino e ha concorso a che esso producesse il frutto che il cielo desiderava, un uomo umanamente finito ma soprannaturalmente ricreato. Bene, lasciamoci con queste immagini. Ecco, oggi abbiamo seguito appunto questa questa linea, questa prerogativa mariana di essere appunto la madre del buon consiglio, quella che dà i buoni consigli, vedete qui anche quella che ha profondo discernimento, quella che causa e porta a compimento la conversione delle persone. Io vorrei, ecco, congedarci anche questo giorno, perché un gran regalo di compleanno che potremmo fare alla Madonna, che mi aiuta a farle, è questo. Da oggi in poi io seguirò la tua parola, credendo che è quella di Gesù, fatta più dolce senza averne nessun dubbio. E da oggi in poi seguirò i tuoi consigli, perché i consigli di Maria sono solo consigli che ci porteranno verso mari e porti e orizzonti di vera, autentica e perfetta santità. Ci vediamo, se ti vuole, alla prossima puntata. La mia benedizione a tutti. Amen.